Bentornati e bentrovati cari amici da Don Times. Oggi andiamo a recensire il nuovo Moto 360 di seconda generazione della Motorola, casalata che ormai poi è stata anche inglobata da Lenovo. Con questa collaborazione ha tirato fuori uno smartwatch davvero davvero fatto molto bene, molto elegante, più performante e con molto più autonomia rispetto al precedente modello. Il sistema operativo è Android Wear a bordo 1.4, abbiamo la versione Android la 6.0.1 e devo dire che ha fatto notevoli passi avanti rispetto alla versione precedente. Lo ritengo fra i più belli, fra i più eleganti attualmente come wearable, come smartwatch presente sul mercato. Andiamo a vedere la confezione di vendita, che già ho tolto tutta gli accessori, però vi volevo far vedere come era fatta e come era composta, perché devo dire è veramente fatta molto bene. Motorola ha curato anche il packaging per questo smartphone e devo dire che sono fra gli utenti che ci tengono anche a vedere e notano un po' il packaging e le scatole come vengono assemblate e come vengono fatte. È sempre segno di qualità, di una certa qualità anche da parte dell'azienda, anche su queste piccole cose. Allora, nella confezione andiamo a trovare la basetta di ricarica e chiaramente il cavo micro USB. Non abbiamo un cavo staccato, ma bensì è direttamente attaccato alla presa di corrente, quindi non potremo utilizzare il cavo per altri prodotti, per altre cose. La basetta di ricarica è davvero molto intelligente, noi dobbiamo appoggiare in questo modo lo smartwatch. Adesso non riesco a farvelo vedere perché non ho una presa di corrente vicina a portata di mano, ma abbiamo la stessa comoda funzionalità che avevamo sul precedente modello, con la quale possiamo andare poi a ricaricare l'orologio tramite il sistema wireless, e sul display apparirà un'ora, l'ora e una barra che gira tutto intorno, perimetrale che gira tutto intorno al display dell'orologio, sul display, e che mostra la percentuale di ricarica. Oltre alla percentuale scritta a numeri, molto comodo perché in pratica la luminosità si abbassa notevolmente, e appaiono in digitale, scritto in digitale, l'ora con i menu, con i secondi anche, e la data. E vi devo dire che è molto comodo perché funziona come una sveglia. Infatti, noi possiamo settare la sveglia direttamente sull'orologio. Nel momento in cui suonerà, basta che spingiamo il pulsantino fisico e si disattiverà. Molto comodo perché durante la notte abbiamo sempre l'ora a portata di mano, non è una luce molto forte, può essere cambiata la luce quando è in fase di ricarica, basta che facciamo uno slide sul display, possiamo andare a scegliere il colore delle scritte, quindi possiamo passare dal blu, rosso, giallo, verde e fucsia, se non sbaglio e se me li sono ricordati tutti. Allora, prima di parlare un po' del sistema operativo, e comunque poi andiamo a trovare sempre l'Android Wear che possiamo trovare sugli altri terminali, vi parlo un po' dell'orologio, delle caratteristiche tecniche. Un display da 1.5 pollici LCD, risoluzione 360x330, perché abbiamo Motorola ha deciso di far rimanere sempre questo display tagliato un po' sotto il bordo per inserire il sensore di prossimità e di luminosità, davvero molto comodo devo dire poi questi sensori, e poi vi spiego il perché. Altra caratteristica che cambia rispetto al modello precedente, 313 ppi come di densità per pixel come display, un processore Qualcomm Snapdragon 400, una frequenza come processore, abbiamo una frequenza da 1.2 GHz, quad core, ARM a 32 bit come architettura, come quantità di RAM abbiamo 512 MB di RAM, che non sono tanti, beh certo sugli orologi poi abbiamo una media sempre di 500 MB in linea di massima su questi wearable, però devo dire che fanno girare il terminale abbastanza bene, molto bene. Come memoria interna ne abbiamo 4 giga, che purtroppo rimangono sempre 4 giga, che non solo servono per le applicazioni, ma più che altro servono anche per la musica o se volete mettere qualche immagine. Io praticamente l'ho utilizzato per la musica, che mi è molto comodo come orologio. Se viene portato in palestra o per fare sport, può essere attaccato alle cuffie Bluetooth e quindi possiamo, diciamo, non portarci dietro il telefono e non utilizzare le scomode fasce d'abbraccio che si possono utilizzare nella palestra o portare dietro il telefono tramite in tasca o in qualsiasi altro modo.
Connettività abbiamo la Wi-Fi 802.11 e BGN, GPS, Bluetooth 4.0. Come sensori troviamo il accelerometro, giroscopio, battito cardiaco e chiaramente il sensore per la luce ambientale. E batteria interna da 400 mAh, batteria che cambia l'autonomia rispetto al precedente modello perché abbiamo un'autonomia molto, molto più performante, molto migliorata. Devo dire che allora col primo modello vi dico già da subito che riuscivo ad arrivare a stento a fine giornata. Nei primi periodi riusciva ad accompagnarmi quasi fine giornata, poi man mano che dopo un anno di carica e scarica, carica e scarica, e devo dire che il wearable non mi accompagnava più a fine giornata, ma verso le 6:30, 7 di pomeriggio mi lasciava. Discorso ben diverso per il Moto 362 perché mi riesce a accompagnare quasi fino a 2 giorni. Spesse volte mi è capitato di rimanere col 65-55% di batteria a fine giornata, quindi senza doverlo stare a ricaricare la sera, tranquillamente ci possiamo fare una seconda giornata. Anche su questo modello si attiva il risparmio energetico automatico quando la batteria è all'incirca sul 15%. Poi chiaramente possiamo anche andare a settare tutta una serie di impostazioni sull'applicazione Android Wear, che è la classica che poi troviamo anche su tutti gli altri con cui possiamo interfacciarci con tutti gli altri smartwatch Android Wear. Allora, il terminale devo dire, si presenta davvero molto elegante, sta al polso molto molto bene. Devo dire che lo considero, come ho detto inizialmente, questo e qualcun altro la concorrenza, ma specialmente questo qua fra i più eleganti e fra i più belli del mercato smartwatch. Questo perché ritengo molto giusto il discorso che ha fatto Motorola, che è partita prima dal design dell'orologio classico e poi ha messo tutta la tecnologia degli smartwatch di oggi. Molte aziende invece concorrenti che abbiamo oggi sul mercato fanno un discorso differente che a me sinceramente poi non piace molto il design o la linea che poi fuoriesce da questo discorso. Cosa mi ha fatto un po' storcere il naso è che in Italia questa qui è la versione da 46 mm e c'è da 46 mm solo in questa colorazione, quindi con il cinturino cognac e con la cassa in alluminio satinato e cromato per quanto riguarda la ghiera perimetrale. Ghiera perimetrale che adesso è cromata, a differenza del modello precedente che non arrivava sempre a filo con il vetro. Il vetro, diciamo, fuoriesce un pochino e lo rende davvero molto, molto bello, molto elegante. Sono quelle piccolezze, quelle particolarità che noto davvero tanto, che fanno la differenza fra questo smartwatch e gli altri, perché la Motorola è riuscita a migliorare i piccoli elementi di design su questo modello rispetto al primo. Ma a mantenere quella certa eleganza e soprattutto portabilità e leggerezza, perché l'orologio è davvero davvero molto, molto leggero, infatti pesa solo 82 grammi. Chiaramente resistente all'acqua e alla polvere, fino a 1 metro di profondità per 30 minuti massimo, infatti è IP67. Dicevo, cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso è che la versione nera in Italia è presente solo da 43 mm. Cosa che non mi è piaciuta assolutamente come discorso dell'azienda, perché io puntavo anche alla versione nera a comprarlo, ad acquistarlo, però nella sua versione un po' più grande, perché a me piacciono, diciamo, le cosiddette patacche degli orologi, mi piacciono molto grandi quadranti, soprattutto quando abbiamo a che fare con dei wearable con cui dobbiamo interagire con lo schermo, e quindi non si tratta solo di vedere l'ora e non abbiamo tanti tasti fisici. Cosa che mi ha fatto storcere il naso è questa qui, quindi non mi piace, non mi è spiaciuto assolutamente questo sistema di commercializzazione da Motorola, che non capisco da che cosa è dato, però secondo me era molto più logico commercializzare in tutti i paesi le due versioni, nelle due grandezze differenti, sia questa qui che la Gold, che la versione nera satinata, commercializzarle in entrambe le versioni, sia da 46 che da 42 mm. Altra cosa che non mi è piaciuto di questo orologio, vado subito ai punti, diciamo, anche negativi di questo smartwatch, scusate, è i cinturini. Cinturini che, allora, passo avanti per quanto riguarda il sistema di attacco, perché tramite questo piloletto possiamo andare a togliere facilmente il cinturino, a rimuoverlo e a sostituirlo. Cosa che non mi è piaciuta riguardo questo campo per quanto riguarda i cinturini è che non si trovano altri cinturini di ricambio originali Motorola, quindi con questo attacco in Italia.
Ho provato a contattare Motorola, ho provato a contattare l'assistenza, mandare via mail, ho provato a cercare sui vari store online internazionali, non è fattibile, non li rivende in Italia, quindi se siete fortunati li potete acquistare occasionalmente su qualche store, americano o per lo più americano, perché anche quelli mercati orientali non li ho trovati in vendita. Ma dovete pagare poi le tasse dei canali e quant'altro, e quindi è base di tutta sempre abbastanza scomodo e difficile. Con il primo modello c'era la stessa situazione, la stessa politica, ma pensavo, ma avendo l'attacco del cinturino, il primo modello classico, pensavo che fosse un test o comunque fosse una questione un po' anche di attacco del cinturino, che non essendo proprio facile da togliere, hanno pensato di non proporre tanti modelli perché tanto non, gli utenti non li potevano cambiare molto spesso con quel vecchio tipo d'attacco. Quando ho visto questo nuovo, ho detto ok, ben venga bene se abbiamo questo nuovo tipo di aggancio, e speravo nel cambiare cinturini più spesso. Ma non per un fattore di gusto o di voler cambiare solamente il colore, ma si tratta di un fattore molto importante, perché questi cinturini sono in pelle, ottima pelle, questo non c'è nulla da dire, rifiniture in alluminio satinato, quindi ottimi materiali, però si tendono a consumare. Si tendono a consumare non solo nell'uso. Se lo portiamo per fare attività sportive, il che devo dire che con il precedente modello si era quasi mangiato la parte interna, perché con il sudore, che è un po' anche tra virgolette acido, e poi con il caldo anche, perché anche quando lo portiamo a fare attività sportiva, normalmente d'estate se può sudare un po' il polso si va subito a rovinare il cinturino di pelle, con i lividi, se cascano i lividi, e soprattutto con il fattore che non potete portarlo sotto la doccia, quindi se lo volete sciacquare dovete obbligatoriamente staccare il cinturino, perché non vi consiglio di bagnare il cinturino in pelle e quindi poterlo sciacquare. È tutta una questione che diventa un po' più complicata. Mi aspettavo che con questo Moto 362 Motorola avesse capito e avesse dato più spazio anche alla possibilità di personalizzare il wearable, soprattutto perché se praticate molta attività sportiva e volete portare questo smartwatch con voi, perché abbiamo il contapassi, le calorie bruciate, abbiamo il Fit, il Google Fit integrato, abbiamo anche ottime applicazioni Motobody, quindi volete un po' gestire i vostri parametri, volete registrare tutte le vostre attività sportive, diventano davvero difficile. Io ho dovuto comprare un cinturino a parte, non originale, che adesso ve lo faccio vedere che ce l'ho qui. Ho dovuto comprare un cinturino a parte in corda con nero. L'interno che sicuramente è similpelle, ma non si va a rovinare perché l'ho testato anche portando a correre, portandolo in palestra. E devo dire che con questo cinturino qui sto tranquillo. Se si rovina, male che va, lo si ricompra, ma costano poco. E soprattutto non sono in pelle, ma sono in corda, in nylon, quindi non si rovinano né col sudore né con l'acqua. Potete in questo caso poi portarlo anche sotto la doccia, o nel caso volete andare al mare, in piscina, comunque lo potete portare con voi. Questa però è tutta una situazione che rende più complicato il cambio dei cinturini, perché staccare questo qui è molto facile, con i cinturini classici non è proprio la stessa cosa. Certo, non si perde molto tempo perché basta che vi procurate un piccolo cacciavite oppure l'accessorio che usano anche gli orologiai per tirare fuori i cinturini. Non è una cosa complicatissima, però mi sarebbe piaciuto avere a disposizione altri cinturini originali per poterli cambiare molto più velocemente. E soprattutto, anche non volendo prendere un cinturino per lo sport, ma nel momento in cui mi si consumerà questo, sarà difficile acquistarne un altro. Sarà quasi così, con questa politica sarà quasi impossibile. Quindi un particolare di questo, un settore, un lato, una politica di questo smartwatch, cioè soprattutto di Motorola, che non mi è piaciuto assolutamente, lo tendo a sottolineare perché è una cosa importante. Altrimenti vi ritroverete con un orologio molto bello, funzionale, semplice da utilizzare. Che purtroppo però dopo un anno o 2 anni che lo portate, se si rovina il cinturino siete costretti a cambiarlo con un non originale, quindi a non poter più prendere un cinturino Motorola. Quindi questo è un lato che non mi è piaciuto per niente di questo, non dello smartwatch ma bensì di Motorola. Spero che con il tempo capisca in futuro con una terza versione. Comincerà a rivendere i cinturini anche sul mercato italiano e non solo obbligatoriamente a rivenderli con tutto l'orologio. Quindi,
perché è l'unica possibilità di comprarsi un altro orologio e poi smontare il cinturino, quindi mi sembra abbastanza assurda come cosa. Allora, tornando però alle applicazioni di Android Wear, troviamo le classiche applicazioni, fra cui MotoBody, che è stata anche aggiornata e vi devo dire che è davvero fatta molto, molto bene, riesce a suddividere anche una suddivisione, l'applicazione MotoBody insieme a Google Fit. Questo programma ha una suddivisione per quanto riguarda i vari sport, quindi abbiamo MotoBody per la corsa, per il ciclismo, per il trekking. Può misurare, come vedete, il tempo, la distanza, le calorie bruciate. Devo dire che è fatto molto bene anche sul telefono. Io mi trovo bene, diciamo, in una parte con il Google Fit, perché nel momento in cui cambio telefono o cambio smartwatch, tutti i dati registrati che sono stati registrati durante quel periodo che utilizzo questo orologio, me li trovo anche su altri terminali, fin tanto che utilizziamo Android. Mentre se andiamo ad utilizzare il Moto Body, sfortunatamente andremo a perdere questi dati e li potremo ritrovare solo se utilizziamo un altro smartwatch con Motorola, quindi o comunque con l'applicazione MotoBody integrata. Poi, per quanto riguarda il Fit, le funzionalità sono quelle che abbiamo visto sempre. Ogni tanto vengono aggiornate spesso, soprattutto devo dire, queste applicazioni Android Wear non offrono grandi funzionalità in più rispetto alle precedenti. Ultimamente, però, funzione molto comoda è che hanno integrato la possibilità di riconoscere su Android Wear le flessioni, la possibilità di riconoscere da solo anche quando andiamo a correre, o soprattutto quando andiamo in bicicletta, quindi riconosce la pedalata e ci registra come attività sportiva che noi abbiamo fatto del ciclismo, e quindi non registra come se avessimo camminato, quindi non registra i passi, cosa molto intelligente. Per quanto riguarda le impostazioni, andiamo a trovare quelle classiche, più che altro per così dire classiche di Android Wear, molto comode la maggior parte. Abbiamo il blocco a schermo, abbiamo la possibilità poi dei nuovi gesti che sono stati introdotti nelle ultime versioni di Android Wear, quindi puoi poter alzare le schede e tirare su solo col movimento del polso o abbassarle, o anche l'ultima, dare l'ok se diamo un colpo con il polso verso il basso e per tornare indietro diamo un colpo verso l'alto. Tendina delle notifiche, tendina che po possiamo tirare giù in questo modo, che possiamo andare a vedere, possiamo andare a attivare più che altro e disattivare il non disturbare, possiamo andare a attivare la modalità cinema molto comoda, che è presente anche sulla versione precedenti, attivare l'aumento di luminosità e andare direttamente alle impostazioni. Parlando di luminosità, devo dire un plus di questo orologio che considero un grande vantaggio rispetto agli altri smartwatch presenti sul mercato, è questo sensore qui sotto, che devo dire non è molto bello a vedersi, soprattutto sugli sfondi non con di colore nero, quindi non con fondo nero, ma bensì con quelli più chiari, quelli bianchi. Non è proprio be bellissimo a vedersi questo taglio del display sotto, però devo dire che fa il suo dovere. Fa il suo dovere perché riesce prima di tutto a consumare meno batteria, perché abbassa prima la luminosità dello smartwatch, quindi non siamo costretti a settare la luminosità sempre manualmente. Quindi di solito poi si settava sempre la luminosità al primo o al secondo punto, al secondo, diciamo, livello, va, chiamiamolo così, perché molte volte risultava un po' troppo l'uomo forte, ma riesce a farci vedere molto bene il display in qualsiasi momento, anche sotto la luce diretta del sole, perché automaticamente non dobbiamo andare qui sopra a cambiare luminosità, ma tramite il sensore la cambia automaticamente. Quindi questo sistema non solo porta una migliore usabilità del display perfino sotto la luce diretta del sole, ma porta anche a un risparmio energetico, e soprattutto di sera, col fattore che va a regolare luminosità da solo, non abbiamo un faro nella notte. Molte volte se andiamo a letto, giriamo il polso e abbiamo questo faro nel buio, che il display è davvero molto luminoso, anche se lo mettiamo a 2 o a 3 come luminosità. Quindi era molte volte molto scomodo, si doveva coprire con la mano perché veramente avevamo una luce un po' troppo forte. Chiaramente, switchando ancora sulla destra, dopo le applicazioni troviamo i contatti da chiamare più spesso.
Con l'ultima versione di Android è stata implementata anche la possibilità poi di mandare i messaggi con WhatsApp, per chi non lo sapesse o per chi ancora non ha un Android Wear. Davvero molto comodo, perché noi tramite Google Now possiamo andare a richiamare un contatto e dire invia un messaggio tramite WhatsApp e possiamo poi con calma chiedere a che cosa vogliamo scrivere. Quindi è migliorata notevolmente rispetto alle prime versioni il sistema di messaggistica, di dettatura soprattutto, e anche il tempo in cui possiamo dettare noi le cose, perché nei precedenti modelli molte volte si faceva fatica a dettare i messaggi o a scriverli, perché si doveva dire al destinatario il messaggio e di seguito tutto quello che volevamo scrivere all'interno dell'SMS. Su ogni contatto possiamo andare a chiamarlo, possiamo andare a inviare un SMS e possiamo andare quindi non solo a inviare email e anche, ma anche a, come vi dicevo, a mandare un messaggio via WhatsApp. Cosa davvero molto utile oggi, visto che si usa tantissimo, si usa sempre di più poi come applicazione. La possibilità di impostare timer, sveglie, i passi, la frequenza cardiaca che viene rilevata costantemente, continuamente, sia a riposo che mentre facciamo attività fisica. Quindi davvero molto, molto ben fatto questo. Ecco, come vi dicevo prima, possiamo anche andare a settare manualmente sul fit l'inizio del giro in bicicletta, quindi andare tutta una serie di parametri che possiamo poi ritrovare sull'applicazione, possiamo poi ritrovarli anche qui sopra, e soprattutto vengono registrati anche tramite il GPS, cosa molto importante perché almeno abbiamo un tracciato di quello, un percorso e una distanza di quello che percorriamo. Sono sempre di più le applicazioni che vengono integrate con Android Wear. Principalmente io non ne uso tante, la maggior parte mi trovo sempre la cosa più comoda è il poter leggere le notifiche, poter rispondere alle notifiche e poter direttamente chiamare da qui. Attendiamo con ansia soprattutto il microfono integrato per un sistema di viva voce, che sarebbe davvero molto comodo e permetterebbe di non portare sempre con lo smartphone, o non dover usare un auricolare obbligatoriamente per rispondere se nel caso non abbiamo lo smartphone portato di mano. Poi per il resto devo dire l'orologio si comporta molto molto bene. Ci sono abbastanza applicazioni, alcune più utili, alcune meno utili, alcune si può solo accedere in determinati campi, non a tutti. Cosa che non mi piace particolarmente è un po' Play Musica, perché è un po' macchinoso trasferire le canzoni alcune volte sull'Android Wear. Dobbiamo scegliere quali canzoni trasferire dal Google Play sul telefono, e automaticamente il telefono le trasferirà sull'Android Wear. Quindi se le andiamo a scaricare tutte sul telefono, automaticamente arriveranno tutte le canzoni qui, e quindi andremo quasi a colmare tutte e 4 i giga, se non di più. Però il telefono passerà sull'orologio solo le canzoni fino ad arrivare a 4 giga. Quindi è un sistema un po', ancora secondo me, un po' da migliorare per quanto riguarda l'integrazione della musica. Poi comodissimo il sistema che ha per switch per i controlli della musica, per l'integrazione con Maps, quindi tutto il resto va benissimo. Altra cosa che volevo far vedere, chiaramente possibilità di sincronizzare il dispositivo sia tramite Bluetooth che tramite Wi-Fi, quindi allungare e ampliare il raggio di collegamento tra smartphone e smartwatch. Qui in basso volevo far vedere invece la batteria, siamo al 37%, sono le 1:15 di pomeriggio, e devo dire che lo smartwatch, come vi dicevo all'inizio, è davvero performante riguardo autonomia. È più di una giornata che non lo ricarico, oggi siamo arrivati all'1:30, l'ho stressato parecchio anche questa mattina, ho fatto anche un reset totale, un disaccoppiamento dell'orologio, quindi richiede abbastanza consumo di batteria quando si va a disaccoppiare e riaccoppiare con un nuovo device. Ma vi devo dire che all'1:15 al 37% non è assolutamente male, e sono quasi sicuro che questo 37% nella maggior parte dei casi ci riesce a accompagnare quasi a fine serata. Diciamo che con un 37% all'1:30 possiamo arrivare tranquillamente fino alle 6:30, 7 di sera. Quindi in alcuni casi, quando si stressa proprio parecchio, ci possiamo fare una giornata e mezzo, ma nella maggior parte dei casi con un uso normale, quotidiano, che ne possiamo fare, quindi risposta ai messaggi, rispondere alle chiamate o qualche invio di tra vocale tramite smartwatch, di email o messaggi, possiamo arrivare tranquillamente a 2 giorni. Allora, lo smartwatch si trova attualmente
ad un prezzo di 279-250 euro circa. Poi bisogna vedere, dovete vedere più che altro le offerte che ci sono disponibili al momento che lo volete acquistare. Come ripeto, come ho detto già all'inizio, vi ripeto che la versione da 46 mm esiste solo in questa colorazione, mentre quella da più piccola, da 42, esiste solo in versione nera satinata e in versione anche gold, dato che è più femminile. La versione gold, la versione nera da 42, ho trovato che costa leggermente di più, la potete trovare intorno ai 280. Io questo modello qui l'ho trovato sull'e-store come street price intorno ai 250, quindi si è abbassato anche notevolmente di prezzo rispetto al prezzo ufficiale che era di 359 euro. Uno smartwatch che li vale tutti perché devo dire offre grandi potenzialità, una grande grafica, una buona autonomia, anche per quanto riguarda, ecco, la grafica soprattutto, adesso che sto viaggiando fra le watch face, cose che mi scordavo, sono davvero ben fatte e ce ne sono tante, sia preimpostate da Motorola che quelle che si possono trovare sull'Android, sullo store Android, e devo dire che sono non solo tante, ma sempre fatte meglio. Sono davvero molto eleganti, fra le migliori che ritengo fra le migliori che troviamo sul panorama degli smartwatch Android, questi di Motorola. E soprattutto con questa seconda versione rispetto alla prima sono molto più definite. Infatti, ho fatto molto caso soprattutto per questa watch face e per quella più lineare, la classica che troviamo di base, fra cui anche questa per esempio, ecco. Su questo nuovo modello le lancette sono molto più definite, grazie anche non solo alla risoluzione ma ai PPI, mentre sulla versione precedente le trovavo leggermente sgranate quando andavamo a vederlo nello specifico e molto più da vicino. Altra funzione che mi scordavo, ma ho avuto sempre sotto la lente, ma non ve ne ho parlato, è che fa molto la differenza, è il display always on. Quindi questo è un grande plus che hanno ben pochi smartwatch attualmente e che devo dire fa veramente la differenza. È un'opzione che fa risparmiare molto la batteria, perché non siamo costretti a dover girare sempre l'orologio e quindi far accendere il display e quindi consumare anche batteria. E in qualsiasi momento, non solo per la batteria, ma anche per una questione di comodità, possiamo sempre avere l'ora a portata di mano. Cosa molto bella è che possiamo scegliere se far rimanere in questo modo il quadrante, oppure andare a far rimanere anche gli altri elementi grafici. E mi spiego, se mettiamo questa applicazione qui, questo Swatch Face qui. Ecco, se andiamo a mettere questo watch face, possiamo andare a settare tutta questa grafica, quindi far rimanere la maggior parte degli elementi grafici della watch face anche quando il display è spento, oppure possiamo andare a decidere se far mostrare solo l'ora. Un'opzione che devo dire è davvero molto interessante perché anche quando l'orologio è spento fa la sua bella figura e soprattutto abbiamo tutte le varie funzionalità, le varie opzioni a portata di mano, anche quando abbiamo una delle watch face così non solo interattive ma così complesse e comunque ricche di funzioni. Per esempio, voglio far vedere anche questa. Se andiamo a chiudere, come vedete, qui appare perfino le altre due funzionalità che possiamo settare nella watch face, quindi quella della batteria che segnala sia la batteria dello smartwatch che la batteria dello smartphone. Funzionalità che devo dire fanno una grande differenza perché c'è una più alta personalizzazione delle watch face, molto più definite, un display che rimane sempre acceso, davvero molto comodo, che non mostra, come avete visto, solamente l'ora, ma mostra tanti dettagli grafici che possiamo avere poi su ogni watch face. Tramite l'applicazione di ogni interfaccia possiamo andare a scegliere se mostrare solamente le lancette, per esempio, o far rimanere tutta la grafica di contorno. Una funzionalità che devo dire non spreca assolutamente batteria, anzi migliora l'autonomia dello smartwatch perché non c'è bisogno sempre di ruotare il polso per vedere l'ora. Molte molte funzionalità che sono state arricchite su questo Motorola che lo fanno promuovere a pieni voti, secondo il mio modesto parere, e che lo portano sul primo gradino della classifica per quanto riguarda i smartwatch Android, e che consiglio vivamente a tutti coloro che cercano un orologio, uno smartwatch con un sistema operativo fluido, veloce, personalizzabile, interfacciabile con qualsiasi telefono Android e anche oggi con iOS, e soprattutto un orologio che al polso fa
fa la sua bellissima figura, e risulta davvero molto elegante e leggero, e anche flessibile. Peccato solo per i cinturini, e speriamo che Motorola nelle prossime versioni o nei prossimi mesi riesca a riparare a questo e a commercializzare gli altri cinturini originali. Per questa video recensione è tutto, mi raccomando, cliccate, se vi è piaciuto il video cliccate su mi piace e continuateci a seguire, iscrivetevi al nostro canale. E per questa video recensione è tutto, da Tom Times per Giorgio.